La verità è che la violenza non nasce dalla follia. La violenza nasce in persone assolutamente lucide che però ritengono le donne essere comunque inferiori. E sembra strano dire questo, perché uno dice, ma avvocato, nel 2013 ormai le donne le hanno detto comunque, come è possibile che esistano ancora questo tipo di mentalità. In realtà io credo che oggi la situazione della donna, anche se sembra una provocazione, sia molto più difficile della situazione che vivevano le nostre donne, le nostre nonne per certi aspetti. Perché dico questo? Perché prima, ai tempi di mia nonna almeno, io sono nel 66, dico che ho 46 anni fino a marzo, per fortuna, alle nostre nonne cosa si chiedeva per essere poi donne di successo? Soltanto di gestire bene la famiglia, di gestire bene eventualmente se c'erano persone deboli. A quel punto venivamo catalogate come donne di successo perché quello si voleva da noi. Improvvisamente oggi, se una donna si dedica solo alla famiglia, si dice, ah, ma sei casalinga, non è che sei di serie B, quindi non riesci nemmeno a portare un reddito a casa. Perché in realtà, da un lato, si dà per certo che la donna in qualche modo deve cercare di contribuire, ma al contempo resta intatto quel pacchetto di oneri familiari. Prima era l'unico onere che avevamo. Per cui adesso la fregatura è seria perché dobbiamo fare le cose che facevamo prima, ma al contempo portare il reddito. Tra l'altro, come viene giustificato spesso dagli uomini, non so se è un ricatto, però normalmente viene giustificato così. Io discrimino le donne che loro sanno fare cose che noi non sappiamo fare. Oppure alcuni dicono, per noi le donne sono superiori. Allora, questo è l'alibi, ecco, poi ci sono qualcuno che sorride, poi alcuni dicono, per noi sono madonne. Allora, questi sono gli alibi che consentono di continuare a scaricare sulle donne una serie di oneri e che rubano alle donne, credo, la cosa più importante che abbiamo, perché qual è la cosa più importante che in una giornata, qual è la cosa più importante? Il tempo. Allora, se nell'ambito di una giornata gli uomini possono concretamente dedicare una buona porzione del loro tempo alla loro carriera, è ovvio che noi non possiamo farlo. Allora, il primo tema che vi propongo, parlo soprattutto alle donne su questo primo tema, è che dobbiamo conquistare il nostro tempo. Voi mi direte come faccio a conquistare il mio tempo? Dovete farlo in un modo, siccome vi sto dicendo che la violenza ha le sue radici nella discriminazione. Discriminazione significa anche questo, dire tu devi fare tutto, tu sei ingrato, perché comunque ti spetta. Allora, se voi volete combattere la violenza nelle sue diverse forme, perché la violenza è fisica ma anche psicologica, voi dovete farvi violenza. Cosa vuol dire questo? Io parlando con molti di voi, perché io ho una fondazione in cui lotto con la discriminazione, io parlo con molte donne che mi vengono a trovare, e mi dicono, certo, io non la sento di fare questo genere di cose che chiede lei per combattere a casa, per dire no, ti devi occupare anche tu di queste cose, è un semplice fatto. Io voglio una certa quiete di famiglia, cioè io voglio armonia, io non voglio creare una scenata al giorno. Allora, io credo che se ciascuna di noi facesse un piccolo passo avanti con una singola discussione, una singola battaglia, una singola violenza a se stesse per essere forti, conquisteremo quello spazio che ci serve per poi fare il resto di cui ora parleremo. Ma se voi non vi sapete conquistare a casa vostra lo spazio, inutile poi per la politica crearvi le leggi, crearvi le occasioni. Allora il primo passo contro la violenza è che le donne devono violentare quella loro attitudine all'armonia, capite, familiare, convinte che non si tratta di fare danno alle famiglie o di rompere la quiete, si tratta di ritrovare la quiete attraverso un'azione forte in cui ci si riconquista momento per momento un nuovo spazio per noi. Questo ve lo dovete a voi stesse e se voi lo fate le vostre figlie, le figlie delle vostre figlie si troveranno la strada spianata. Ricordatevi che una donna che fa qualcosa non è solo un esempio, è proprio un'apripista. Ci sono donne, io faccio sempre l'esempio di Lidia Poè, non so se voi sapete chi è Lidia Poè, è la prima avvocato donna, è stata cancellata dall'altro.
È stata cancellata dall'albo perché è una donna. Si è detto che le donne non possono fare l'avvocato perché nell'albo c'è scritto avvocato e non avvocata. Si è detto che le donne non potevano fare l'avvocato perché la toga sopra gli abiti femminili non andava bene. E non poteva dire a voi fare l'avvocato perché per la sua bellezza avrebbe potuto incidere sul giudizio dei giudici. E quindi è stata cancellata. Quella battaglia di Lidia Poega è andata male, ovviamente però per noi è stata un'apertura, ci sono stati altri avvocati, finalmente adesso ci sono molti avvocati donne. Quando io iniziavo nell'88-89 c'erano pochissimi avvocati donne a Palermo. E c'erano pochi avvocati donne soprattutto perché forse non so chi lo sa, però a Palermo c'era soprattutto un tipo di clientela di criminalità organizzata, il 416 bis, cioè l'associazione per delinquere, che è un'associazione che ovviamente è verticistica, però un'associazione, la famiglia mafiosa è fatta ovviamente da uomini che reputano essenziale essere assistiti da uomini, quindi per le donne avvocate era difficilissimo emergere. E quando io iniziavo io non credevo di farcela, ve lo dico chiaramente, cioè credevo di restare a Palermo a fare sempre un po' la ragazzina di studio o essere la subordinata. I clienti chiedevano al medico dare di studio, chiamavano 10 avvocati, dicevano scelga lei ma non quel giorno. Io poi ho avuto, perché poi vedete, una cosa che voglio dire alle donne è questa, se voi volete fortissimamente una cosa la ottenete, cioè questa è una cosa pacifica che a me è successo. Io volevo fortissimamente diventare un avvocato penalista senza essere uomo, senza avere il fisico di un ruolo. A me è capitata una fortuna straordinaria. Improvvisamente, tra tutti i processi del mondo, il processo più importante, qual è il processo del secolo, il processo Andreotti, che arriva a Palermo e dove arriva è il mio studio. Però a me non lo avevano assegnato, quindi io cos'è che avrei dovuto fare? Continuare a fare la ragazzina di studio e aspettare. Io ho pensato una cosa, ma io voglio diventare una tanto forte, cosa posso fare? E senza che nessuno mi affidasse l'incarico mi sono messa a studiare il processo. E molti mi prendevano in giro, dicevano ma che studi? Non è che sei tu l'avvocato, cosa studi? E io ho deciso di studiare e andare avanti, finché un bel giorno, siccome le udienze erano diventate tantissime, nessuno poteva andare in udienza perché i due avvocati titolari erano impegnati. E allora ovviamente c'erano tanti avvocati, ma anche forse più bravi di me che erano in studio, ma non avevano studiato il processo. Allora a quel punto Andreotti ha detto, scusate, ma chi è che può andare in udienza? Mi sono, ma l'unica che ha studiato è quella lì, tipo quella pazza che ha studiato. E quindi mi mandarono in udienza, erano terrorizzati, perché dicevano, ma cosa ci va a fare questa udienza? Quando io sono arrivata in udienza c'erano due banchi molto lunghi, perché di solito gli avvocati stanno in collegio su tanti, i pubblici ministeri erano tanti. Quel giorno nel mio banco c'ero solo io. Nel banco del pubblico ministero c'era Casello, Forte, un pull fortissimo. Io ero terrorizzata, non avevo ovviamente dormito di notte. Quando è entrato il presidente del collegio mi ha guardato, vedendomi nel banco, conoscendomi ovviamente come tutti gli assistenti, mi ha guardato e ha detto, signorina, dove sono gli avvocati? Io gli ho detto, presidente, sono io l'avvocato. Come dice, andò benissimo. Ho fatto un controesame straordinario, ma non perché ero bravo, perché me l'ho preparato da anni. E da allora, ovviamente, sono stata affidata come un avvocato che poteva fare molto, e da quell'occasione mi hanno inserito nel collegio, poi mi hanno detto, sai che ti dico, ti farai tutti i due processi, mi ha fatto trasferire città, perché vi ho raccontato questo episodio? Per dirvi due cose. Se volete una cosa, con tutta la vostra anima la ottenete se vi ci mettete di impegno e di passione. Le donne ce la possono.